Buongiorno e benvenuti al video in cui vi consiglio alcune letture legate alla storia. I primi due libri che vorrei consigliarvi oggi non sono dei romanzi, sono dei libri che ci consentono di approfondire l'argomento storico del Medioevo attraverso delle letture che sono divulgazione storica, ma sono comunque letture molto piacevoli che si fanno in tutta facilità. Infatti, due grandi studiosi del Medioevo, due storici che normalmente si rivolgono nei loro scritti agli adulti, hanno scritto dei libri divulgativi proprio per i ragazzi. Il primo che vorrei consigliarvi si intitola Il Medioevo spiegato ai ragazzi. È un libro che ci insegna appunto a guardare al Medioevo con maggiore attenzione, perché è un periodo storico molto lungo, con tante sfaccettature e che a volte noi pensiamo con un po' di stereotipi o di pregiudizi. Il libro è costruito come un dialogo, un'intervista, un dialogo tra lo studioso, che è Le Goff, e degli studenti. E quindi è molto facile da leggere e molto discorsivo. Il secondo libro che vorrei consigliarvi invece si intitola L'avventura di un cavaliere medievale. Anche in questo caso, lo abbiamo già detto, un grande storico, qui è Duby, si rivolge direttamente ai ragazzi. Ci porta nella Francia, a cavallo tra il 1100 e il 1200 e seguendo l'avventura di un singolo cavaliere ci spiega proprio com'era crescere da bambini in quell'epoca e quale percorso si seguiva per diventare un cavaliere, quali tappe, la vita quotidiana. E dunque, anche in questo caso, attraverso pagine molto scorrevoli, acquisiamo molte informazioni dettagliate sulla vita nel Medioevo. E ora passiamo a qualche consiglio di romanzi. Il primo romanzo che vi vorrei consigliare oggi si intitola La bambina col falcone. È un romanzo di una grandissima scrittrice italiana, Bianca Pizzorno, che ci porta al tempo delle crociate. La protagonista di questa storia sono due sorelle che hanno sogni e ambizioni molto diverse. Costanza è affascinata da tutto questo fermento che c'è tra gli uomini che stanno per partire per le crociate, tra chi attende che si parta per una nuova crociata. E sogna anch'essa di partire per questa terra misteriosa, affascinante, e quindi di andare anche lei al seguito dei crociati. Melisenda invece ha sogni molto diversi. Suo padre è un falconiere e lei sogna di apprendere quest'arte. Sono tutte e due cose decisamente insolite per due ragazze della loro epoca, ma in qualche modo i loro desideri si intrecceranno in un unico avventuroso destino per queste due sorelle, appunto. Il prossimo romanzo che vorrei consigliarvi si intitola Desideria. Siamo attorno all'anno 1000. E Desideria, che appunto è il personaggio che dà il titolo al romanzo, è una ragazzina. Una ragazzina che è cresciuta in un contesto molto fortunato, molto agiato e non comune per la sua epoca. Ha potuto imparare a leggere, a scrivere, a cavalcare, viene da una famiglia agiata. La sua vita diventa improvvisamente complessa e avventurosa quando il padre deve partire per un viaggio e lascia il castello e tante complessità della vita, sia di quello che sta accadendo al tempo della ragazza, appunto, sia della sua vita personale e privata, si intrecciano in un tempo molto breve. E attorno anche a un altro personaggio che sarà molto significativo per questa storia, che è un giovane pittore giunto al castello proprio per fare il ritratto di Desideria. Il terzo e ultimo romanzo che vi vorrei consigliare oggi si intitola Le Torri di Granada. Qui siamo alla fine del 1200. Questo romanzo è ambientato in Inghilterra e siamo in un momento storico molto importante. Gli ebrei inglesi infatti stanno per essere cacciati dal territorio dell'Inghilterra. C'è un ragazzo, protagonista di questa storia, che si chiama Robin, che invece è stato cacciato dal suo villaggio perché ha avuto una diagnosi di peste, in realtà errata. Lo hanno classificato come appunto appestato e quindi ha dovuto allontanarsi dal villaggio. Nessuno lo dovrebbe avvicinare, ma viene raccolto proprio dalla famiglia di un medico ebreo, l'unico in grado di capire che Robin non ha la peste, ha soltanto una malattia della pelle guaribile. E Robin dunque si lega a questa famiglia, ma si lega a questa famiglia proprio nel momento in cui loro devono lasciare la loro terra. La regina
Elisabetta di Castiglia, darà proprio a questa famiglia e a Robin una missione importantissima. Questo romanzo è anche uno straordinario romanzo di viaggio, in cui noi in epoca medievale seguiamo i personaggi attraverso un lunghissimo viaggio che li porta dall'Inghilterra alla Spagna. Io spero che questi consigli di lettura vi abbiano incuriosito e non mi resta che augurarvi buone letture.